Messaggio dal Solleone. Sono il leone di Sirio, il sole splendente blu. Mi chiamano tutti Solleone, ma il mio nome è Shamesh. Vengo a voi dal cielo per dirvi che giungono tempi di fuoco sul pianeta, ma i leoni e le leonesse di Sirio sono già pronti a vostra difesa. Quando giunsero i rettili su questo pianeta, grande fu la battaglia con noi leoni e leonesse. Essi ebbero il dominio su questa terra. Come leone di giustizia, annuncio il ritorno del leone della tribù di Giuda, colui che viene per giudicare i vivi e i morti, ma soprattutto e in verità per salvare i suoi, come promise. Noi promettemmo di proteggere questo pianeta e i nostri discendenti, e sono tanti coloro che hanno il geni e il DNA dei leoni e delle leonesse di Sirio, coloro che hanno il DNA felino primordiale, coloro da cui discendono gli dei e le dee, miei figli, fratelli, figli dello stesso nostro Dio assoluto, altissimo, mai creato. Sappiate che siamo pronti e giunge un grande boato. Un boato di fuoco che aprirà le viscere della terra, perché la terra, come è stato promesso, non verrà mai più distrutta dall'acqua, questa volta verrà distrutta dal fuoco. Distrutta però è un termine che non amo proferire, poiché non parlo di distruzione, ma di purificazione. Fuoco e fiamme usciranno dal ventre della terra, dalle sue viscere, dai vulcani e persino dai mari. Purificheranno ogni cosa, ma il pianeta non verrà distrutto, verrà solamente purificato per ritornare al suo splendore divino, al suo splendore dell'origine verdeggiante e meraviglioso giardino dell'Eden. La terra verrà purificata col fuoco di giustizia, col fuoco del Santo Spirito. Io, Semesh, insieme a tutti gli altri leoni e leonesse, siamo pronti per giungere sulla terra e liberarvi da rettili e cavallette, liberarvi dagli oscuri che vi hanno dominato e ingannato per secoli e secoli, che vi hanno resi schiavi, che vi hanno fatto dimenticare la vostra divinità. Molti esseri si sono venduti a costoro, vendendo la loro anima, ma coloro che sono rimasti puri e immacolati, coloro che hanno chiamato il nome del Signore, il Cristo, rivelato, uno di noi che è sceso tra di voi sulla terra, sul pianeta blu, tanto amato, allora costoro verranno prelevati e salvati nel momento più duro, nella pioggia di fuoco, durante la pioggia di fuoco, in un tramonto assolato e infuocato, nel crepuscolo, mentre il sole si immergerà nei mari, scenderanno dal cielo palle di fuoco, i vulcani erutteranno e vi sarà grande distruzione. A quel punto arriveremo noi con le grandi navi, insieme a tutti i fratelli della fratellanza cosmica, e preleveremo tutti coloro che avranno il sigillo sulla fronte e che avranno dimostrato con le opere, non solo con le parole, di voler aiutare e salvare questo pianeta meraviglioso. Coloro che avranno la bontà d'animo nel cuore, nello spirito, coloro che avranno il sigillo dopo prove e prove, costoro abiteranno la nuova terra parallela con il corpo. Costoro soggiorneranno nella grande nave, la Nuova Gerusalemme, e tutte le altre arche soggiorneranno fino al ritorno del re, il re, il leone che torna. Miei amati, non ho altro da dirvi finora, solamente che siete tanto amati
e visionati e supervisionati da noi fratelli del cosmo. L'universo è immenso, siamo in tanti, siamo presenti, siamo già nei vostri cieli. Attendiamo il comando supremo per poter intervenire e manifestarci massivamente sul pianeta. Se non l'abbiamo fatto finora, per rispetto del vostro libero arbitrio e soprattutto per non spaventare coloro che non sono pronti, ma anche per un antico patto che è stato fatto. Ma questa è qualcosa che ancora non mi è stato concesso di spiegarvi. Attraverso questa piccola leonessa di Sirio posso solo dirvi in questo momento di prepararvi e di preparare le vostre cellule, i vostri corpi fisici ad essere più leggeri possibili, perché verrete prelevati col corpo. Uno verrà preso e l'altro lasciato iscritto, ma se sarete uniti nell'amore, verrete presi insieme. E allora pregate per i vostri cari, diffondete la notizia dell'ascensione, perché il flash solare giunge presto e giunge il prelevamento. Non chiamatelo rapimento. Questo non è un ratto delle Sabine, è un aiuto che vi verrà fatto e vi verrà posto in dono dal re dell'universo per salvare tutti coloro che non meritano la sofferenza di ciò che sta per avvenire. Il magma ribolle nel fondo della terra, i vulcani sono tutti quanti allerta, pronti ad esplodere. Siate pronti, siate vigili. Siate amore, siate fuoco. Se sarete fuoco e vibrerete con il fuoco, allora nulla vi potrà capitare. Coloro che però hanno venduto la loro anima e l'hanno marchiata con il sigillo purtroppo della bestia, il marchio della bestia, poiché il sigillo lo hanno in fronte gli eletti, coloro che sono stati marchiati bruceranno con il fuoco dal di dentro, non dal di fuori, e allora sarà fuoco totale fuori e dentro il pianeta, dentro i corpi umani, dentro tutto ciò che vive, dentro la natura e sopra nei cieli. Ma questo non posso spiegarvelo e non voglio spaventarvi. Vi dico solo, fratelli e sorelle, preparatevi, perché quando verrà dato il comando, lingue di fuoco scenderanno sul pianeta e quando verrà accesa la miccia, i vulcani incominceranno a esplodere a catena. E sarà inarrestabile il loro moto. E allora dalla lava che si riverserà nelle acque, le acque si innalzeranno e tutto sarà a catena. Ma i figli della luce, i figli del vero Dio, non verranno sfiorati neppure con un fiore. Statene certi. Vi amo e vi benedico. Il leone di Sirio e tutti gli altri leoni e leonesse. Dal Sol Leone. Amen.